Ma noi lavoriamo tutto il giorno per impostare l'organizzazione, per verificare l'andamento e i risultati che si ottengono sul territorio. Poi penso che bisogna andare a vedere anche con i propri occhi quello che succede. Ecco, innanzitutto mi voglio complimentare per come ho visto la situazione di Arezzo, che mi sembra, com'è nella tradizione di questi posti e di questa città, funziona. Anche se ovviamente è una situazione dura, difficile, piena di stress. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha appena visitato l'ospedale San Donato di Arezzo oggi, ospedale Covid. Questa è una riserva importante anche in prospettiva di eventuali ricadute dell'infezione, se ci fossero momenti di criticità ulteriore. E poi, insomma, con questo carattere solido, ben organizzato. Prima del San Donato, Rossi ha voluto portare il suo saluto alla RSA di Bucine, dove purtroppo si sono verificati casi di contagio da Covid-19 e decessi. Oltre a Bucine, l'altra RSA di Badia Pratalia e l'Istituto di Agazzi sono le strutture dove si sono verificati altri casi ed è delle ultime ore la notizia di un'altra RSA, questa volta a Montevarchi. Senta, Presidente, c'è un'altra RSA oggi a Sì. Montevarchi dove ci sono casi, ecco. Forse il sistema di protezione avuto fino ad oggi magari è stato insufficiente. Lei ha firmato, insomma, una serie di Ma, direttive che rafforzano un po' questo. E poi volevo sapere come ha trovato la RSA di Bucine. ma anche lì mi sembra che è stato fatto un lavoro ottimo, sono stati fatti i tamponi, mi pare che la situazione è sotto controllo, il personale ha le dotazioni che deve avere, anzi in qualche caso anche oltre la dotazione prescritta dal Ministero, che è già di per sé molto rigorosa, è prescritta anche da noi, che è anch'essa rigorosa. Che la popolazione anziana fosse la popolazione più esposta, questo lo sapevamo, e che laddove ci sono assembramenti di popolazione anziana ci fossero possibilità di sviluppo dell'infezione era prevedibile. Noi siamo intervenuti, ci saranno probabilmente anche altri casi, è un aspetto che ci preoccupa, le disposizioni che abbiamo dato sono fortemente cautelative, perché a differenza di quelle nazionali noi diciamo che bisogna fare il tampone a tutti qualora ci fosse un caso. Quando si individua un caso, se è possibile separare la struttura, dopo aver fatto il tampone a tutti, la separiamo e quindi continuiamo come in un ospedale ad avere un'area pulita e un'area Covid. Se invece non è possibile separare, è tutta la struttura che diventa una specie di albergo sanitario, per fare il paragone con l'assistenza che noi garantiamo, medico-infermieristica, e il personale che ci opera può scegliere, come anche prevedono le disposizioni nazionali, se tornare a casa, nessuno può impedire se una persona non è sintomatica di poter stare a casa e tornare al lavoro. Oppure noi offriamo anche altre soluzioni che sono quando è possibile la permanenza nella struttura o anche come facciamo per il nostro personale dipendente, lo offriamo anche alle cooperative, la possibilità di albergare in un albergo, non sanitario, ma insomma in un albergo. Proprio sul caso di Montevarchi, dove sono stati contagiati un ospite e un operatore, il sindaco Silvia Chiassai afferma che erano state prese misure di prevenzione più stringenti di quelle imposte a livello nazionale, ma questi sforzi sono stati vani. Perché non si fanno i tamponi a tutti i sanitari? Vanno tutelati gli operatori per preservare tutti, specialmente gli anziani che sono i più fragili. Sarà fatto un esposto alla Procura della Repubblica.